un'interessante iniziativa oggi a Modicalda, tutti in piazza, iniziativa voluta dall'Associazione Genitori della Scuola di Santa Teresa Modicalda, una città che scende in piazza e si vuole divertire. Tantissime le iniziative, laboratori per piccoli e per grandi, tutta una giornata di festa iniziata stamattina con l'esibizione della banda musicale di Modica e ancora continua mentre siamo nel pomeriggio. Tra le iniziative interessanti la scherma, Modicalda non può mancare la scherma, infatti ha qui la sua sede. Parliamo di scherma con uno dei responsabili che è Stefano Pedinieri. Allora, ragazzi coinvolti anche con la scherma, è un modo per avvicinarli a questo sport? Sicuramente sì, sicuramente coinvolgere i giovani e soprattutto i più piccoli a questo sport è una cosa molto importante. Questa iniziativa, non ci poteva essere iniziativa migliore per coinvolgerli con questa, appunto, questa attività di Modicalda, dell'Associazione dei Genitori di Modicalda, che sono riusciti insomma, a portare qui anche oggi la scherma. E noi, quando ci sono iniziative legate al sociale, cerchiamo sempre di essere presenti. Perché... Come rispondono i ragazzini che vedo che si cimentano con le sciabole e i fioretti mani? Ma guarda, cioè, l'entusiasmo si può toccare proprio, è palpabile. Abbiamo una miriade di ragazzini che stanno impazzendo e vogliono provare, addirittura abbiamo fatto una lista d'attesa veramente molto lunga per provare. Quindi ben riuscito, d'accordo, iniziative da rifare. Grazie a Stefano Pedinieri. Vediamo ancora qualche altra curiosità qui dalla festa di Tutti in Piazza. Proviamo a sentire uno dei genitori, rappresentanti dell'associazione. E allora una giornata di festa davvero oggi a Modicalda. Sì, nonostante le varie distrazioni, prime comunioni, la salita della mista e qualche altra cosa c'era che non dimentico, che sto dimenticando, però alla fine c'è tanto divertimento. Si divertono più i grandi o i piccoli? I piccoli. Ma... Beh, i piccoli anche per i fatti loro, però posso dire io personalmente mi sono divertito abbastanza, parecchio. Lo zucchero felato non può mancare. Ci vuole. Allora, come abbiamo visto, tantissime le iniziative che ci sono succedute lungo il corso della giornata. Il presidente Gentili, ne parliamo subito dicendo, allora siete soddisfatti di questa iniziativa, è riuscita bene, com'è andata? Assolutamente sì, era inaspettato, considerato insomma che era una giornata non bellissima e dal punto di vista meteorologico e soprattutto perché parecchie famiglie sono impegnate in altre insomma, festeggiamenti, prima comunione e quant'altro. E invece i bambini si sono veramente riappropriati della piazza, hanno giocato, hanno ascoltato anche dalla voce di Peppino Casa i giochi di una volta e si sono potuti sperimentare e conoscere la nostra cioccolata, come si fa. Adesso stanno proprio in questo momento facendo i cannoli, quindi in qualche modo insomma cose storiche insomma, della nostra storia. Presidente Luca Gentile, presidente dell'Associazione Genitori Santa Teresa di Modicalda, iniziativa in definitiva da ripetere? Assolutamente sì, perché credo che insomma da individuare e da programmare con calma e da riorganizzare certamente.